Se la xylella fastidiosa non c'entrasse nulla con la malattia degli ulivi del Salento, se i responsabili fossero soltanto alcuni funghi curabili tranquillamente con composti di solfato di rame, calce e aglio, come facevano i contadini del passato, ad avanzare il dubbio è Ivano Gioffreda, attivissimo dirigente dell'Associazione Spazi Popolari, che questa sera alle 19 parteciperà all'incontro organizzato nella sede della LILT di Lecce. Non possiamo dire che la patologia che sta facendo seccare in parte i nostri olivi sia la xylella, in quanto insieme alla xylella ci sono diverse patologie, tra cui ci sono 6-7 tipi di funghi. Sulla xylella ad oggi non hanno una base scientifica, ripeto, non hanno una base scientifica per accertare che la xylella sia il patogeno. Noi ci è venuto un dubbio molto grosso, questo dubbio, tant'è che abbiamo fatto poi un esposto in magistratura alcuni mesi fa. La xylella, ricordiamo, non avendo una base scientifica, non avendo una letteratura a monte, è soggetto di ricerca, quindi fondi per la ricerca. Quindi dire che gli olivi stanno seccando per la xylella è, diciamo, sbagliato quanto mai. Non c'è cosa più sbagliata. I funghi che ci sono non portano fondi alla ricerca e quindi nessuno ne parla. Gli olivi sono stati trattati negli ultimi 200 anni, quando l'agricoltura, diciamo, ha incominciato ad essere un elemento economico e non soltanto vitale, si è incominciato a dare degli elementi naturali che sono i minerali. Lo zolfo, la calce, il rame, questo si è dato ai nostri olivi. Poi sono arrivate le facoltà di agraria, i cosiddetti dottori agronomi, che sponsorizzano le multinazionali dell'agrochimica, e per 30 anni abbiamo distrutto una flora batterica. Abbiamo reso gli alberi indifesi, abbiamo reso i terreni sterili, e io non dico che la mia è l'unica, io dico, ho fatto delle esperienze, ho fatto degli esperimenti, abbiamo fatto degli esperimenti, stanno funzionando, non solo uno, ma ne abbiamo fatto uno, due, tre. Noi siamo un'associazione che ha degli orti sociali e pratica un certo tipo di agricoltura organica rigenerativa. Noi dobbiamo rivedere tutto il settore dell'agricoltura, così come negli ultimi 30 anni l'invasione delle multinazionali nell'agrochimica stanno distruggendo l'umanità. Abbiamo fatto delle richieste chiare. Se l'ammalato è grave, come dite voi, e noi siamo sicuri che c'è una gravità della situazione, perché non aprite la ricerca a 360 gradi e affidate la ricerca all'unica e sola Università di Bari? Il mio dubbio, fondi per la ricerca. Punto. E devono andare soltanto in una direzione. Quest'anno saranno presi seri provvedimenti per chi sporca le strade durante i 3 giorni di festeggiamenti dei santi patroni leccesi. All'insegna della tolleranza zero per gli sporcaccioni, l'assessore alle politiche ambientali Andrea Guido ha annunciato il lavaggio quotidiano delle aree occupate dalle bancarelle e di quella che a Frigole ospiterà la tradizionale fiera del bestiame. Più cassonetti per i rifiuti, un maggior numero di bagni mobili e lavaggio giornaliero di Piazza Duomo. La task force approntata dall'assessore servirà anche a contrastare il bivacco in strada. La buona riuscita delle festività dei Santi Patroni passa anche attraverso al buon senso di ogni singolo cittadino. Il mio appello è quello proprio di una collaborazione fattiva tra amministrazione comunale e cittadino, affinché ognuno di noi possa fare la propria parte, anche nel cercare di tenere pulito vicino alla propria attività commerciale vicino alla propria abitazione, e sarebbe una cosa gradita. Quest'anno chi sbaglia paga, abbiamo fatto per un anno e mezzo, da quando sono assessore, abbiamo fatto sempre campagne di sensibilizzazione. Quest'anno basta con la sensibilizzazione, chi sbaglia paga, nel senso che se c'è qualcuno che inquina, ahimè, dovrà pagare a caro prezzo. Intanto ha suscitato ampi consensi l'iniziativa di presentare, in occasione della festa di Sant'Oronzo, la squadra di calcio del Lecce, come si usava negli anni 50. La squadra sarà presentata il 26 agosto in piazza, magari sperando in una benedizione dall'alto.
I festeggiamenti per i santi patroni di Lecce, in programma da domenica a martedì prossimi, coinvolgeranno anche San Cataldo, la marina del capoluogo salentino, ancora in attesa di spogliarsi degli stracci di Cenerentola per diventare una delle principesse della costa salentina. Il 25 e il 26 agosto, nella località balneare, a una decina di chilometri da Lecce, si terrà Summertime Taranta on the Beach, rassegna musicale patrocinata dal Comune e organizzata dalla cooperativa Formamentis Federbalneari e da CAST, Consorzio Asso Balneari Servizi Turistici. Due notti all'insegna di gruppi salentini. Il 25 saranno scena il reggae e la black music. Tra gli ospiti Rankin Lele e Papaleu, marchio doc del reggae salentino. Morello Selecta, Flavio De Ghetto Eden, DJ Zinfo e Giorgio Rude presenteranno il singolo Summertime, inno al Salento. Sul palco anche Double Sound e Militant Dandy. Il 26 spazio alla musica elettronica con i più noti DJ salentini, fra i quali Chicco Perulli e Guido Nemola. Punta di diamante della serata, la band Nidi Darak, ambasciatrice della salentinità nel mondo. Il leader del gruppo, Alessandro Coppola, abitué di San Cataldo, presenterà il brano La guerra dei Rizzi, su poesia di Gianni De Santis, cioè la guerra fra ricci di mare e quelli di terra. Bus navetta porteranno ogni 40 minuti gli amanti di reggae e sonorità elettroniche a San Cataldo, partendo da via Machiavelli, vicino Viale della Libertà. San Cataldo adesso ha bisogno veramente di reagire, abbiamo bisogno di dare una spinta, quindi da Cenerentola dobbiamo far diventare una principessa. E da qui si riparte, dal 25 al 26 saranno le prime due tappe che speriamo che ormai vengano istituzionalizzate. In realtà in questo periodo non siamo in Europa ma siamo soprattutto in Italia. Domani partiremo in Calabria per un festival importante e poi ritorneremo qui in casa per contribuire a tutto il movimento che c'è nel Salento, no? Quindi si può dire che rientra in questa internazionalità ormai il Salento. Abbiamo ospiti provenienti da tutto il mondo, in tutti i generi musicali, e quindi è una tappa importantissima. Festeggiare, ecco, l'uscita del nostro singolo a San Cataldo mi sembra, ecco, fare una festa in casa. Speriamo che venga molta molta gente. Il 25 agosto facciamo questo grande dance hall chiamata Summertime, organizzata da Formamentis insieme a Asso Balneari, al Comune di Lecce, Rankin Lele, Papaleo, Adriatic Sound, Morello Selecta, Flavio dei Ghetto Eden, tanti ospiti, amici, mi raccomando non mancare, fuego! Per diversi minuti il panico ha pervaso le viuzze del centro storico trentino. Un bambino di 3 anni, infatti, accompagnato dalla madre nell'area del villaggio itinerante tematizzato dedicato al film di animazione Planes 2 Missione Antincendio, è scomparso ieri pomeriggio. Mentre girovagavano per il villaggio, il bambino si è allontanato facendo cadere nel panico la madre, una donna fiorentina in vacanza nella città dei martiri, che ha subito allertato passanti e forze dell'ordine. Nel villaggio però del bimbo non c'era traccia e allora è scoppiato il panico. Fortunatamente si è subito sparsa la voce e molte persone si sono adoperate per cercare il piccolo. Gli agenti della polizia e del commissariato locale si sono addentrati nel centro storico per ritrovare il bimbo e dopo qualche minuto sono riusciti finalmente a ritrovare il bambino, che si era allontanato spingendosi sino alla zona dei bastioni. Un albero con il suo possente tronco e i rami contorti a simboleggiare la vita, la legalità. È stato piantato ieri a Nociglia nell'ambito dei festeggiamenti del patrono Sant'Antonio da Padova presso il monumento ai caduti, l'albero della legalità, in ricordo di tutte le vittime della mafia. Nel corso della manifestazione è stata scoperta anche una scultura commemorativa realizzata da Gino Palma. Hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, nonché il questore di Lecce, Antonio Maiorano. In chiusura della cerimonia, nella splendida cornice del Piazzale della Pace, antistante il castello baronale, è seguito un concerto della fanfara della Polizia di Stato. La riforma della pubblica amministrazione, dopo la conversione in legge del decreto del governo che rivede il settore, è al centro del dibattito dei sindacati, che si augurano di poter intervenire direttamente sulla elaborazione dei decreti attuativi. Proprio in questa prospettiva si sta mobilitando la CGIL, che per domani alle 20 ha convocato un'assemblea pubblica con la partecipazione della segretaria nazionale Gianna Fracassi
a Gallipoli in piazza Tellini. Secondo la CGIL, infatti, la conversione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione non contiene un progetto complessivo di riforma, ma solo una serie di interventi tra di loro scollegati che non mettono al centro i cittadini e i loro problemi. Senza contare che gli avanzamenti e le retromarce durante la stessa discussione parlamentare hanno cancellato la portata favorevole di alcune norme, a partire dalla vicenda di quota 96, cioè i requisiti per andare in pensione per il personale della scuola. Con questa iniziativa la CGIL chiede al governo quali siano i benefici immediati per i cittadini e quando sarà la volta buona per definire una strategia che tenga insieme qualità del lavoro nella pubblica amministrazione e qualità dei servizi amministrativi per i cittadini, a partire dal rinnovo dei contratti fermi da circa 6 anni e che potrebbero ancora essere bloccati. L'Assemblea, alla quale parteciperà il segretario generale Salvatore Arnesano, sarà coordinata dal giornalista Tonio Tondo. Un'arte, un mestiere, un rito. Stiamo parlando del fatidico caffè che accompagna più volte al giorno la nostra vita. Ne parla oggi a Specchia il campione italiano di caffetteria Francesco Sanapo, che proprio di Specchia è originario. Tornando nella sua terra, Sanapo ne approfitta per organizzare workshop gratuiti per far capire ai giovani e ai lavoratori del settore bar come diventare un professionista al fine di ottenere maggiori possibilità di impiego. Sanapo, 3 volte sul podio italiano della categoria baristi e 1 volta su quello mondiale, fa un excursus dalla pianta alla tazzina, dando cenni sulla filiera del caffè e sul mercato italiano e internazionale, mostrando le ultime tendenze di consumo apprese nei viaggi in giro per il mondo alla ricerca dei caffè speciali e su come ottenere cappuccini decorati in maniera innovativa grazie alla moderna tecnica della latte art. Francesco Sanapo è anche l'ideatore del Coffee Talent Show Barista e Farmer, che permette ad alcuni giovani baristi di vivere per una settimana come veri produttori di caffè, dalla raccolta della bacca al prodotto finale, per capire cosa si racchiude nella tazzina della bevanda più consumata al mondo, seconda solo all'acqua.